Ciao a tutti amici di GamesCollection.it, qui è il vostro AmeDJ. Oggi sono qua per farvi un altro unboxing di una limited edition. In questo caso si tratta di Automedius Excellent Special Edition. Automedius Excellent forse non ne avete mai sentito parlare, questo perché non è mai stato pubblicato in Europa. Esiste solo la versione giapponese e questa che è la versione americana. Che cos'è? È classico shoot 'em up, quindi a scorrimento, in questo caso orizzontale. Non della Cave, ma in questo caso appunto della Konami. Per qualche assurdo motivo, non è mai stato pubblicato in Europa. Il gioco è esclusiva per Xbox 360, anche in Giappone. E niente, quindi andiamo a vedere questa Special Edition che risale più o meno dovrebbe essere verso la fine del 2011, uscita in America. Come sapete, appunto, essendo l'Xbox 360 region locked, quindi non region free, per poter giocare questa versione del gioco vi serve un Xbox 360 americana. Non funziona sulle Xbox europee. Per scrupolo ho provato su una 360 europea e ovviamente non funziona. Quindi, Special Edition, come vedete, il box esterno è piuttosto grosso e luccicoso. È una figata perché luccica, non so se si riesce a vedere dal video, ma è tutto cromato. È una gran figata. E box di cartone, sul retro abbiamo due screenshot, ma nulla di che. E i contenuti che adesso vi faccio vedere. Sulla confezione è scritto tutto o in inglese o in francese, appunto perché questa edizione è venduta in America e in Canada. E dove l'ho presa? Mi è stata regalata da un caro amico, anzi ringrazio Diogo, che però non parla in italiano, quindi probabilmente non capisce questo mio ringraziamento. In ogni caso, grazie. E andiamo a fare unboxing vero e proprio. Apriamo, voilà, azione via, e partiamo subito con il gioco vero e proprio, classica confezione giochi 360, copertina è uguale a quella del box esterno e il retro pure. Come vedete davanti c'è scritto Inspired by the Legendary Gradius Series. In pratica Automedius, questo è il seguito di Automedius G, sta per Gorgeous, e è semplicemente uno spin-off di Gradius, ambientato nello stesso universo, però con personaggi nuovi, sol cazzo. E niente, il gioco si presenta al solito, quindi disco, e addirittura abbiamo un libretto alla confezione di quelle del cazzo tipo riciclabili. Libretto che non ha niente di che, classico libretto in bianco e nero, tre pagine con i pulsanti, però almeno c'è il libretto. E è il disco di gioco che ha ancora una volta la solita illustrazione. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo due cose. Prima di tutto, Automedius Artbook. E semplicemente l'artbook del gioco che non solo, ma contiene anche la colonna sonora a disco, non male, non digital, ma appunto colonna sonora vera del disco con tutte le tracce qua. E adesso vi faccio vedere più nel dettaglio le pagine dell'artbook. Ok. Allora, questo appunto è l'artbook, come vedete, Automedius Artbook, con uno dei personaggi del gioco in catene, va bene. E il libretto è di cartoncino duro, più pagine glossy interne. Come vi ho detto, c'è appunto la colonna sonora del gioco in formato fisico con la tracklist. E poi abbiamo appunto, diciamo, i crediti. E come vedete, non so se si riesce a vedere tutti il character design, comunque tutto il design del gioco è stato fatto da Yoshizaki Emine,
che forse il nome non vi dice niente, ma è colui che ha inventato Keroro, non so se l'avete mai visto, è un anime fumetto super fighissimo con la ranocchietta sergente. E ok, le prime pagine sono un po' difficili da aprire perché il libretto è fatto strano con le copertine dure, però come vedete sono degli artwork fighissimi, con appunto personaggi di gioco in varie ambientazioni. Come vedete qua ho fatto Gradius 2. E poi c'è classico character design con i vari personaggi del gioco in varie pose e varie situazioni, anche interessanti. E l'arte è fighissima, mi piacciono tantissimo i disegni di Mine, non solo perché fa le pere giganti, ma anche perché i personaggi sembrano sempre super simpatici e super allegri. La cosa non è male. E poi amavo Keroro. E niente, abbiamo classiche. È figo perché hanno lasciato le scritte in giapponese, perché suppongo che questo artbook sia uguale anche in Giappone. E semplicemente da noi suppongo abbiano aggiunto le descrizioni in inglese, però tutti i nomi dei personaggi e le varie pose, tipo ship select, cazzi vari. Vedo tentacoli strani, non saprei. Il gioco ancora non... questa versione ancora non l'ho provata, ma se è figo quanto gli altri... quanto il prequel e il resto, dovrebbe essere una gran figata di gioco. Comunque, l'artbook è veramente, veramente ben fatto. Si vede che, nel senso, l'edizione non costa tanto, però l'artbook non sembra cheap, anche il materiale con cui è fatto. Magari non è proprio il formato più adatto, considerando copertine rigide esterne, le pagine morbide dentro, però è un gradito extra, uno dei due extra, il secondo extra è veramente senza un verso, e tra poco lo vedrete. Comunque questo è tutto, in fondo ci sono i crediti, Konami, e adesso vi faccio vedere il resto. Bene, ora che avete visto l'artbook passiamo all'altro contenuto, ovvero questo. Che cazzo è? Che cazzo è? È un copricuscino. Copricuscino, che cazzo vuol dire? Quello che vuol dire, in pratica, è un cuscino enorme, perché non riesco... Non so neanche se riesco a farvelo vedere tutto. E in pratica ci infilate dentro un cuscino e poi lo mettete nel vostro letto o ci fate quello che volete. Addirittura due illustrazioni diverse. E voilà! Questa è la mia preferita. Non so se riesco a farvelo vedere tutto nell'inquadratura. Ok. Quindi c'è una cerniera da qualche parte, cerniera che si infila dentro il cuscino e poi lo potete usare per fare le vostre cose. Non so, carino, ci sta. E poi basta, questo è tutto. Questi sono i contenuti di questa edizione, che non è del tutto introvabile, perché si riesce a trovare abbastanza facilmente online e non costa neanche troppo. Però purtroppo vi serve una 360 americana per poterlo giocare. Però a parer mio solo le illustrazioni, il box, tutte le cose sono fighissime. E il gioco, anche quello, è una gran figata. Quindi nel caso vi passasse sotto mano, ci farei un pensierino. Bene, direi che questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao dal vostro AmeDJ.